sai che t'amo, non ho che te. Mi stai lontano, dimmi perché. La nostalgia non senti in cuor, non ti ricordi di me. Conegliano Veneto fa circa 35.000 anime, più o meno. 50 anni fa era qualcuno in più, ma la struttura era uguale, soprattutto era uguale quel viale Carducci che portava dritto alla stazione e che per Pierantonio era il sogno, la via verso il sogno. Un ragazzino, e suo padre lo accompagnava lì alla stazione e poi lui prendeva il treno. Quel treno che lo portava a Torino, dove Pierantonio Bortot frequentava, possiamo dire così, le giovanili del club Granata, appunto del Toro. E una vita di sacrifici, lontano da casa, ma d'altra parte la famiglia di Bortot è una famiglia abituata ai sacrifici, una famiglia genuina di valori importanti. Solo che Bortot sta a Torino, ma dopo poco tempo va dal direttore generale di quel settore giovanile, Bonetto, e gli dice che o gli trovano una soluzione per farlo uscire dal collegio, oppure lui se ne torna a casa, perché lui nel collegio proprio non ci vuole stare. Comincia così l'avventura di Pierantonio Bortot nel mondo del calcio, e in quel Torino resta ai margini, giovanissimo, resta ai margini di quel Toro che poi addirittura nel 76 vinse clamorosamente lo scudetto, il Toro di Pulici e Graziani, l'unico scudetto conquistato dopo il grande Torino perito a Superga. Non ce ne fu nessun altro prima e non ce ne sarebbe stato nessun altro dopo. Quindi Bortot cresce al mito, all'ombra di questi miti, di Pulici, di Graziani, di Claudio Sala, di Zaccarelli, di Castellini, ed è pronto a giocarsi le sue carte. E la prima destinazione importante di Bortot, lontano da Torino, è dall'altra parte dell'Italia. È così che sul finire degli anni 70 Pierantonio Bortot, di professione centravanti, sbarca a Reggio Calabria. E così, proprio l'anno precedente al clamoroso scudetto del Toro, Pierantonio Bortot lascia la squadra granata e inizia a cercare la sua via nel calcio nazionale. Va prima a Cremona, poi lo chiama una squadra importante, sia pure di Serie C, una città importante come Catania. Va a Catania, non fa male, ma in realtà ci si aspetta qualcosa in più da lui. E la stessa cosa sta accadendo in quel periodo a Reggio con un altro centravanti, Angelo Labellarte, che non ha risposto alle aspettative. Lo scambio è presto fatto, Labellarte da Reggio va a Catania e Bortot da Catania va a Reggio. In realtà si tratta di uno scambio che rappresenterà un momento di soddisfazione per entrambi i club. Non è una cosa frequente questa, solitamente c'è sempre qualcuno che resta fregato. In realtà non è così, perché Labellarte segnerà gol importanti a Catania, ma soprattutto Pierantonio Bortot in poco tempo entrerà nella storia di quegli anni del club amaranto. Catch me by surprise. There are some I forget until I look in your eyes. Bortot è un centravanti, possiamo dire, vecchio stampo. Bel fisico, alto, fisico asciutto, capelli lunghi che si appoggiavano sulle spalle, molto, molto in uso in quegli anni 70. Soprattutto non ha paura di niente in mezzo all'aria. Arriva con la faccia dove altri si spaventano di mettere le gambe.
questa sua caratteristica gli fa segnare dei gol importanti e soprattutto lo fa entrare nel cuore della gente. Lui è un generoso, combatte, dà le botte e le prende, sia pure con grande realtà, aiuta i compagni, ci tiene ovviamente a fare bella figura, soprattutto in occasione dei due derby col Catania, in due anni consecutivi, ma gli va male entrambe le volte. Il Catania, come spesso succede nella storia degli incroci tra Regina e Catania, il Catania vince a Reggio entrambe le volte per 0-1, e questa cosa a lui in qualche maniera resta sullo stomaco, perché sapeva quanto questa cosa ai tifosi Amaranto interessasse, importasse, anche perché tra le altre cose erano sempre scontri che avevano una conseguenza molto pesante sulla classifica e sulle ambizioni Amaranto per andare in Serie B. Ambizioni che lui stesso alimentava a suon di gol spesso impossibili, come quella volta nel dicembre, quando sotto una vera e propria tempesta improvvisa, addirittura venne giù un pezzo di un albero che esisteva all'epoca vicino la curva nord, sotto il diluvio universale, contro il Siracusa, con un vento pazzesco, Bortot in una mischia furibonda in aria riesce a mettere dentro la zampata, la girata che porta poi la vittoria agli Amaranto negli ultimi secondi. Ecco, questi sono i gol che lo fanno entrare nella storia, al pari di un gol meraviglioso in rovesciata contro la Lucchese sul lancio di Pianca. Già, Elvi Pianca. Elvi Pianca rappresentava in qualche maniera il suo gemello, si trovano subito, entrambi sono veneti, e tra le altre cose da questa strana coppia la Regina tira fuori in maniera casuale anche un allenatore, sì, perché quando Pierantonio si sposa con una ragazza di Catania e si sposa in Veneto, al suo matrimonio c'è anche il presidente Matacena, c'è Elvi Pianca e c'è un giovanissimo allenatore veneto, anche lui Adriano Buffoni, e lì naturalmente la spavalderia di Pianca fa nascere il colpo di genio, perché è proprio Elvi Pianca a proporre al matrimonio di Bortot a Matacena di ingaggiare Adriano Buffoni come allenatore, e faranno bene anche con Buffoni. Ma per Bortot, l'allenatore che più di tutti lo comprende e riesce comunque a tirar fuori da lui qualcosa di importante, è Franco Scoglio, col quale ha un rapporto assolutamente particolare. Pierantonio Bortot se n'è andato nel 2013, molto giovane, troppo giovane, ma la dignità, la sua voglia di stare al mondo sempre e comunque con la testa alta, la sua semplicità lo hanno accompagnato fino alla fine, quando ormai non era più Pierantonio Bortot il calciatore, la star a Catania e a Reggio, ma era il signor Antonio, e addirittura si stupiva del fatto che dopo tanti anni ancora a Catania e a Reggio lo ricordassero. Sarà contento ovunque egli si trovi adesso di sapere che ancora oggi, dopo 7 anni dalla sua morte, Reggio e Catania lo ricordano con grande affetto. Pierantonio Bortot, le spalle un po' curve e i capelli appoggiati sulle spalle. I need